L'associazione ASAI porta avanti da una decina d'anni un progetto di giustizia riparativa in collaborazione con una convenzione tra la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori e il nucleo di prossimità della Polizia Municipale del Comune di Torino, in cui i ragazzi che hanno commesso dei reati vengono accompagnati in ASAI e presentati per un percorso di riparazione rispetto al danno che hanno fatto. In particolare sono ragazzi che hanno commesso atti di bullismo oppure anche di danneggiamento nelle scuole, eccetera. Questi ragazzi in ASAI fanno un percorso di volontariato. In questo periodo sono accompagnati da un tutor che li aiuta a rielaborare il gesto fatto e a mettersi in una situazione di sostegno, aiuto per un ragazzino più piccolo, il quale in questo momento ha bisogno di loro. Questo muove nei ragazzi dei sentimenti diversi, a volte mai provati, che sono sentimenti anche di protagonismo, si sentono importanti. Questo fa sì che il ragazzo, anziché mettersi in evidenza prendendosela con un ragazzo più debole, si sente protagonista con un ragazzino che ha bisogno di lui. E questo muove in lui sentimenti mai provati, mai conosciuti, che però sono già dentro di lui, come il sentimento dell'empatia, del sostegno, la loro capacità di mettersi nei panni del ragazzino e vedere in questo ragazzino anche debolezze e fragilità che già loro stessi hanno e che non erano in grado di riconoscere o che comunque non si sentivano di riconoscere. Il percorso dura circa 3 mesi, 3 e 4 mesi, una volta alla settimana, e al termine di questo percorso i ragazzi sono in grado di riconoscere quello che hanno fatto, di chiedere scusa alla vittima e di far sì che, insomma, le relazioni all'interno della classe ricomincino in una maniera più consona, più adatta, insomma, a quello che è il vivere civile all'interno di una classe.